Buonasera e ben ritrovati, signore e signori, qui sul canale di PG Esports, in vostra compagnia di Noise al mio fianco. Come sempre, vado ad evocare il carissimo Karen per affiancarmi in quello che è l'Amazon University Esports. Torniamo in una dimensione più domestica. Dopo esserci affacciati all'Europa per un paio di giornate all'interno di questa settimana, torniamo adesso in quella che è una dimensione tutta nazionale, in quello che è l'Amazon University Esports. Amazon University Esports che sono curioso di vedere come si evolve. Ho già avuto modo di vedere in separata sede da spettatore più che altro la prima serie di oggi, ed è una serie dove Cyberground, li chiamiamo così per quanto sia semplicemente un nome associato all'Ateneo, poi hanno portato a casa una bella vittoria. E sì, per carità, ci sono stati un po' di momenti sporchi, ma stiamo parlando di sfide tra Atenei, quindi non mi aspetto un gioco pulito, mi aspetto un gioco entusiasmante, mi aspetto quel livello di sporcizia che rende interessante una partita, quel livello proprio di lotta senza quartiere, quel combattere senza mezzi termini e senza esclusione di colpi. In ogni caso, questo per quanto riguarda la prima serie di oggi, è stato ancora una volta un 2-0. Per adesso ancora non siamo entrati in una dimensione di questo campionato che ci abbia regalato una serie, quindi è vero che da un lato il mio cuore agogna il massacro, ma dall'altro lato voglio anche vedere quando arriverà quel momento all'interno del campionato dove ci sarà lo scatto in avanti, dove ci sarà quel team in grado di contestare, di combattere ad armi pari. È anche normale, quando si parla di Atenei, che finché non si arriva magari ai quarti di finale, alle semifinali, ci sia questa disparità, ma andando avanti prima o poi bisognerà fare i conti con avversari più tosti. Sì, anche perché come menzionavo nella prima parte della partita, della prima best of three, siamo arrivati piano piano sempre più a scremare i team anche un pochino più giocosi, diciamo, con meno impronta, tra virgolette, professionale. Abbiamo menzionato come alcuni di essi facciano addirittura affidamento a dei coach, alcuni addirittura a dei coach rinomati nel PG Nationals. Quindi sono piuttosto certo che forse non ancora le best of three, ma almeno le best of five ci daranno modo di avere veramente la creme della creme di questo Amazon University Esports. Ma detto questo, signori, ci dirigiamo in Champions Select. Ci siamo e abbiamo i Frosalenti dal lato blu della mappa per la prima partita di questa serie, che andranno ad affrontare i The Prodigies. Stiamo ovviamente parlando del gruppo musicale e non di un Ateneo, sono esattamente loro, tutti e cinque. Per quanto riguarda i Frosalenti, la fase di ban inizia ad incentrarsi su dei target ban, rimuovendo Xerath e Hecarim. Wukong rimosso, quello per quanto sia definibile un target ban, conoscendo comunque la champion pool dei Frosalenti, è un ban in meta. L'abbiamo detto, questo è un campionato dove si tende a bannare meta molto di più di quanto non sia il competitivo, perché qui devi bannare la solo queue, devi impedire agli avversari di prendere i campioni forti e basta, e non forti perché in un team. Sì, questa è una cosa molto molto importante, anche vedere per l'appunto come... Parlavi giustamente di livello domestico, si parla anche dei jolly domestici di alcuni di questi team. In questo caso i Frosalenti, vediamo già alcuni ban che ben si discostano da quello che è più qualcosa di meta aderente, come per l'appunto quello Xerath. Dall'altro lato invece Wukong, che non abbiamo ancora visto prendere forma a livello superiore, competitivo, ma già qua nell'Amazon University Esports ha già fatto diverse apparizioni con altalenanti performance. Una cosa da sottolineare però, una scelta particolare dei Frosalenti: bannano Poppy e piccano Syndra. Quindi da parte loro c'è anche questa volontà particolare di non voler neanche provare a gestire quei campioni problematici. Quel campione problematico lo rimuovi dall'equazione, perché altrimenti Syndra sarebbe stato un bel campione per andare a fare peeling su Poppy. Abbiamo nel frattempo Ezreal, Maokai come combinazione invece da parte dei Prodigies. Questo è interessante come combinazione. Molto molto interessante, perché porta comunque ancora il segno di una possibile Yumi. Esatto. Yumi Ezreal sappiamo comunque essere esatto, molto importante, molto predominante. Potrebbe anche solo essere, volendo, un possibile bait per far sprecare un ban
alla composizione dei frosalenti, uscire poi da una seconda fase di ban con anch'essi dei ban inerenti a un support, andare quindi a risicare ancora di più la zona supportiva per i frosalenti stessi. Bisognerà vedere anche un po' i Prodigies come verranno attuare un po' questa fase di selezione. Il punto è che andiamo a vedere che cosa mette a livello di concept questo Maokai Ezreal. Tu hai tantissimo peeling per un tiratore che però dalla sua ha già peeling di per sé. Quindi la possibilità di Ezreal di avere tanta mobilità, continuare a giocare dalla distanza di fianco a Maokai, mi fa pensare che la scelta dei carry non si sia esaurita per questi Prodigies. E indipendentemente dalla possibilità di Yumi o meno, abbiamo Kassadin. L'hanno fatto per te. L'hanno palesemente fatto per te. Sappiamo che la barba suprema su Kassadin... Kassadin ha un po' un sentitore di barba. Una skin potrebbero fare una bella barbuta al posto dei tentacoli, se ora che ci penso. Sono tentacoli, è un respiratore, quindi... Sì, vabbè, però anche di tentacoloso. Non sono per le narrative alternative. Finché non mi danno la skin, per me Kassadin non Davy ha Johnson, una barba. Giustamente. Finché qualcuno non si presenta con una barba, non può dire di avere una barba. E non giusto, una barba qualsiasi. Ornn può hai dire ragione. Di avere una barba. Quello è vero. In ogni caso vediamo la seconda fase di ban con Sejuani, Leona e i Frosalenti ovviamente vogliono uscire da quella fase potendo anche loro stessi andare un po' a risicare sempre più la corsia inferiore, quindi mettere in difficoltà i Prodigies al fianco di Ezreal stesso. Però per adesso di Yumi ancora nessuna aspettativa. Però Yumi anche di fianco a Kassadin funziona benissimo, quindi se non venisse bannata adesso da parte dei Frosalenti, fossi nei Prodigies andrei a mettere quel campione adesso dalla mia. Hai Now. Yumi di fianco a... oh mio Dio, ora serve Yumi, datemi ora Yumi. Serve Yumi. Quella è una ora serve Yumi. Dove se non vedessi Yumi sarei triste e probabilmente non vedremo Yumi tra l'altro, perché dall'altro lato c'è Nautilus e difficilmente vuoi giocare una lane così sacrificata in una dimensione come l'Amazon University Esports. Un po' mi dispiace, però guarda esatto, lì, Olaf, Kassadin, Ezreal e Maokai. Non ce n'è uno su cui Yumi non può saltare da una parte all'altra senza potenziare, è bellissimo. Jarvan, a questo punto serve un hyper carry per i Frosalenti, perché ogni fase di gioco è coperta e Jarvan crea un ottimo peeling. Esatto. Salvo non sia Syndra il carry da corsia inferiore, quindi vogliono andare a flexare. Vorrei vedere qualcosa su possibilità di critico, vorrei vedere anche una Felios se possibile, nonostante i vari nerf siamo sul server live pur sempre quindi... molto versatile. Ah, o Kalista va o benissimo. Kalista va vero. Benissimo. oppure Kalista che si discosta da quella sensazione di critico sicuramente, ma che si sinergizza molto bene con invece la tipologia di danni. Abbiamo un forte danno magico da parte di Syndra, Aatrox forte combattente con danni anche percentuali con le sue schiacciate, Kalista è la sinergia forse migliore con gli strappi poi delle lance. È un po' qui soffriamo perché nel paradiso di Yumi non viene inserita Yumi. Questa è un'ingiustizia cosmica, dicendola in generale, ma la bottom lane dei Frosalenti era una bottom lane contro la quale Yumi sarebbe stata molto sacrificata, quindi preferiscono andare per qualcosa di standard, di tranquillo. Ezreal Brom, tanta tancosità. La composizione dei Prodigies gioca in maniera anche simile a quella dei Frosalenti da alcuni punti di vista, perché l'idea è cercare di gestire bene ogni fase di gioco. I Frosalenti non hanno copertura su fasi molto tardive, perché comunque Kalista, Syndra giochi veramente bene dall'early al mid game, lo spike a 3 oggetti gli permette di funzionare molto bene, lo spike a 2 oggetti è il loro spike migliore, in generale sono composizioni che funzionano fino a un certo momento. Arrivati nelle fasi più tardive non c'è peeling che regga, se non hai qualche fonte di hyper peeling come può essere Thresh o come può essere Tahm Kench... A un certo punto Kassadin diventerà quell'assassino inarrestabile in grado di cancellare la backline. E Kassadin è già una buona lane di per sé contro Syndra, nonostante Kassadin non abbia una buona lane di per sé. Dire è una buona lane contro Syndra significa Syndra è uno di quei campioni dei quali perde meno la lane rispetto ad altri. Sì, Kassadin parte sicuramente svantaggiato in gran parte dei matchup che lo possono vedere contro. Il fatto che comunque abbia quei silence, quegli spostamenti che possono comunque anche ingannare il disper del debole della stessa Syndra, perché, diciamo che è un po' strano dire ingannare Syndra, ma d'altro canto se Syndra pensa che uno slancio in avanti di Kassadin sia sempre assicurato di fronte a sé,
si sta un po' prendendo in giro da sola, quindi devi comunque aspettarti il fatto che Kassadin utilizzi quegli spostamenti anche solo per baitarti quel disperdi debole e avere un facile accesso a Syndra, che poi a quel punto non avrebbe nient'altro. Beh, anche perché fossi Kassadin non andrei a cercare un accesso a Syndra. Vero. Per la fase di corsia Kassadin vuoi scalare, cercare di approfittare intanto di fasi morte di corsia per andare in roaming, e qui già vai a mettere la prima pressione sociale sulle spalle di Syndra, ovvero obblighi Syndra a pushare in continuazione. Se Syndra perde pressione di corsia, vai ad abilitare il roaming di Kassadin. È Kassadin che ti prende una doppia bot e un Kassadin che va fuori controllo molto in fretta. Sulla corsia superiore è ottima la capacità di lockdown. Maokai può fornirti, nonostante anche lì non sia una winning lane contro Aatrox, anzi Aatrox possa abusarne in fase di corsia, può offrire un lockdown immediato per permettere roaming, per permettere setup dalla giungla, e chi più ne ha più ne metta. Corsia inferiore invece voglio vedere come se la cavano, perché su quella corsia inferiore Kalista può fare davvero tanto. E se già tu hai draftato due lane sulla carta prioritarie e vai ad inserire una Kalista di successo, l'early game sarà totalmente in mano ai Frosalenti, jungler o meno. E i due jungler comunque possono dire la loro. Jarvan è sempre stato uno storico counter di Olaf, perché Olaf flash alla mano oppure il cataclisma lo blocca, Ragnarok o meno, non c'è modo per attraversare i muri con Ragnarok, il controllo di Jarvan è un muro. Questo porta Jarvan ad essere anche una buona unità supportiva ulteriore da affiancare a Kalista, perché comunque vai a creare quella zona di distacco dagli avversari, vai a creare quel muro artificiale che crea un fortissimo peeling per il tuo carry e Kalista è libera di saltellare. Avrei voluto vedere qualcosa con possibilità di critico per coprire anche il late game, ma la possibilità di gestione della mappa, la possibilità di snowball di questa composizione dei Frosalenti è senza ombra di dubbio entusiasmante. Volevo le botte, questa è una composizione che promette tante botte. Sì, esatto, anche perché si inserisce bene nel discorso del fatto che avremmo voluto vedere Yumi, ma giustamente i Prodigies hanno preferito non sacrificare troppo, anche perché sì, hanno già diverse corsie da scaling e contro, come giustamente ti ho detto, hanno preferito più prioritizzare un early game aggressivo che delle fasi da late game da critico. Perché è vero, Syndra sicuramente scala molto bene, ma è un ottimo bull da corsia, soprattutto contro Kassadin. Questa è tutta pressione che si riversa poi sugli obiettivi, sì, messaggeri, Jarvan tra l'altro anch'esso un ottimo controllo degli obiettivi da parte sua, con comunque il fatto che abbia un knock-up, e di certo Olaf non può sacrificare ad ogni knock-up una suprema, quindi sono interessanti le interazioni anche con la corsia superiore centrale, quindi è anche giusto non sacrificare così tanto l'early game, che come giustamente ti ho detto anche in fase iniziale di questa prima best of three, abbiamo visto molto queste Amazon University rushare verso dei primi obiettivi, prime in posizioni, e da lì poi non mollarli più sostanzialmente. Sono due draft interessanti per aprire una serie, ed è bello che comunque la dimensione dell'Amazon University Esports sia da subito serie al meglio delle tre, perché comunque dà ai team la possibilità di sbagliare e di adattarsi. Avrei tanto voluto che anche il group stage della U-Masters fosse direttamente in BO3, non solo per YDN, ok? Perché in generale ci sono tanti team che avrebbero secondo me dimostrato molto di più dandogli la possibilità di adattarsi agli avversari. Avremmo visto molte meno Clown Fiesta. Paradossalmente abbiamo visto più Clown Fiesta in New Masters di quante ne abbiamo viste in Amazon University. Amazon University, per la dimensione che ha, è una lega, la possimo definire una lega, oltre che un torneo, perché ormai molti di questi team sono stabilmente all'interno del circuito universitario. Che ci ha regalato magie. Eccoci qua. Esatto. Siamo finalmente giunti sulla Landa Evocatori per quello che è il primo match della Best of Three tra i Frosalenti e i Prodigies. Quindi staremo a vedere, e a te la parola. Beh, direi di passare con i consueti hashtag. Con i consueti hashtag, dove abbiamo Frosl per i Frosalenti, mentre per i Prodigy non è sembrato esserci un hashtag specifico. Quindi per i prodigi mettiamo semplicemente giunglo come hashtag. E c'è una pausa, la famosa pausa tecnica, che ovviamente ci permette anche di vedere i primi posizionamenti. Non ci sono stati ancora lumi offensivi per catturare qualche piccola informazione attorno alle uscite e entrate da Tana e da Mabecchi. Vediamo comunque i soliti pull assecondati anche dalla presenza del top laner per i Prodigies e la bottom lane per i Frosalenti. Idee personali su questa partita, su come si potrebbero svolgere questi primi momenti, mentre la pausa nel frattempo decide di finire
prima del previsto. Questa è una pausa molto breve rispetto a quelle a cui siamo stati abituati anche da Leo Masters. Dicevo, Olaf ha bisogno di prendere priorità su Jarvan. Jarvan è un Jarvan da scossa di assestamento. Quindi è un Jarvan molto passivo, è un Jarvan che non riuscirà a fare tanti danni nelle fasi iniziali, e Olaf, per avere breccia in quelle resistenze extra, ha tranquillamente dalla sua il danno puro nel suo kit di base. Quindi, fossi in Olaf, approfitterei di questa scossa di assestamento per inserirmi contro Jarvan anche in invasione. E adesso vediamo nuovamente corsia inferiore. Molta attenzione ovviamente sarà nelle mani anche di Nautilus, come quest'ultimo voglia anche solo esporsi per permettere a quelle lacerazioni di poter infliggere sonore batoste. Perché sì, una cosa interessante è anche quello. Ezreal ha indubbiamente un grande potenziale di schivare, doggiare le ancore grazie al spostamento arcano, poter giocare in tutta tranquillità. Ma se anche solo per sbaglio si avvicina o viene reso possibile l'avvicinarsi di Kalista a Ezreal, anche qualora ci sia lo spostamento arcano, il pop-up della lacerazione comunque lo raggiungerà. Quindi quel trade non è poi così facile assicurato per un Ezreal. Il punto è che sei Ezreal da tempo letale, quindi difficilmente vorrei tradare in fase di corsia. Quella è una lane molto sicura. È una lane con un Ezreal da scaling. Tempo letale per lui, purificazione. Quindi non vuoi neanche cercare... Non vuoi essere toccato. Esatto, non vuoi neanche cercare trade che ti forzeranno in base troppo spesso, perché non hai un teletrasporto per tornare in corsia. Di conseguenza, a quello ci aggiungi anche Brom con sfinimento, quindi una quantità di fonti di peeling nei confronti di quel Ezreal enorme. Bottom lane invece da doppio sfinimento per i Frosalenti, che sembrano aver studiato parecchio il meta recente con questa draft e con questo setup. Il doppio sfinimento è una cosa che sta prendendo sempre più importanza, è frustrante. Nel frattempo, ancora una volta però qui, poco rispetto da parte di Kassadin, che non si avvede ancora una volta degli spostamenti. L'arrivo però perentorio e primo sangue! Olaf si riscatta con tanto di moto da parte di Kassadin, che la fa franca ancora una volta. Wow, e qui hanno era già la seconda apparizione. Hanno sottovalutato tanto l'avversario. Tra l'altro, da parte di Samu Izir, un utilizzo non ottimale dello sfinimento, perché hai cercato di sfinire Olaf quando si è inserito in fase di contro gank, non hai voluto sfinire Kassadin, che ormai aveva sprecato il flash e che avresti potuto uccidere molto più tranquillamente. Invece usi un'ultima sfera oscura che Kassadin blocca con il suo scudo magico della Q. Non è semplice ingaggiare su un Kassadin e cercare l'uccisione, nonostante l'elettroshock, nonostante il potere di corsia di Syndra, perché intanto hai il piede lesto, quindi all'improvviso può arrivare quella guarigione che non ti aspetti, quegli HP in più che gli danno vita salva, la resistenza magica della passiva, lo scudo magico della Q. Per Syndra è difficile fare danno a Kassadin, e una volta che Jarvan ha messo giù la sua combo completa, Jarvan il suo lavoro l'ha fatto. È un Jarvan da scossa di assestamento, non da conquistatore, quindi è un Jarvan che non sta neanche avendo un ramp up del suo danno. Hai regalato una kill a quella corsia centrale, non l'avresti voluto fare. Non voglio sbilanciarmi troppo, ma sono abbastanza sicuro che su uno sfinimento in quel frangente su Kassadin avrebbe tranquillamente dato modo comunque a uno dei due di poter concludere, anche perché erano pochissimi HP e il flash già utilizzato, come giustamente hai detto. Sì, per questo ti ho detto che è stato uno sfinimento infelice. Un infelice utilizzo. Anche perché, esatto, per ridurre i danni di Olaf, torniamo al discorso, non è possibile, ti mette giù quei danni puri durante lo sfinimento e non stai riducendo un bel niente. Sì. Dicevo comunque, piccola pecca anche da parte di Kassadin, perché in ogni caso hai visto da parte di Jarvan l'intenzione di poterti gankare una volta sempre dalla stessa posizione, quindi dall'uscita della mabecchia avversaria, o meglio tua, e questa seconda volta Kassadin era molto esposto. Capisco il fatto che Syndra non si stia imponendo come quel bullo che vorrebbe essere, vediamo infatti un farm praticamente paritario tra i due, e questo ovviamente porta Kassadin ad avere ancora una volta un'ottima fase di lane. Do un po' di contesto a questa tua osservazione, perché il problema di Kassadin è che non era neanche oversteso, ma Syndra stava congelando, e quindi Syndra ha obbligato Kassadin a esporsi così tanto. Vanno a cercare il drago facile con la lacerazione di Kalista, sarebbero molto attenti. È in fin di vita Jarvan, ma riuscirà comunque a tenerne lo smite finale con punizione e teletrasporto comunque da parte di Denarion. Con questo suo Aatrox riesce a disperdere gran parte dell'aggressione, arriva comunque una doppia uccisione da parte
del team dei Prodigies. Ezra purtroppo qui infelice flash e purificazione che lo schiantano contro il muro. E poi qui ottima transizione per un Aatrox che guadagna due uccisioni, due assist, la totalità completa di questo team fight. Teletrasporto che l'assicura totale. Aia. Aia, aia, sì. Aia, la dimensione dell'UF che accompagna quel flash di Ezreal è decisamente grande. In formato JPEG large, quello che va su Twitter per essere grande apposta. Mio Dio, quello fa male perché è un Ezreal che ha deciso di combattere in un momento in cui non aveva il minimo spike offensivo. Non è un Ezreal da conquistatore, quindi non poteva prendere statistiche combattive dalle rune. Non è un Ezreal con danno all'interno del suo inventario, ma ha deciso di combattere. Va a schiantarsi di naso per una rinoplastica in omaggio offerta dalla landa degli evocatori, e questo porta Ezreal a morire. Muore il DPS con lui. Kassadin si è inserito in un momento in cui il cooldown della sua suprema rank 1 è ancora troppo alto per poter fare quel front to back. Ha preso una kill dalla sua ed è felice di questo, ma Aatrox adesso è 2-0-2. Per Maokai saranno lamabecchi per diabetici almeno per un quarto d'ora. Sì, sicuramente anche il fatto che quest'ultimo sia ritardato nella sua ottimizzazione, sia comunque per un ottimo farm che Aatrox stava già imponendo in quella corsia, sia per queste due uccisioni più conseguenti assist. Flagello adesso nel suo inventario, quelle aggressioni, per quanto Maokai all'inizio potesse anche solo inizialmente rigenerare, diventerà sempre più difficile e tedioso. Corsia centrale, vediamo Kassadin minacciare adesso Syndra forte della sua suprema. Questo è buono perché impedisce a Syndra di congelare efficacemente le ondate, rompendo quel pattern di gank facile che abbiamo visto finora. Vanno a ruotare le corsie inferiori, comunque il drago è caduto, quindi è il momento di ruotare sul lato superiore di mappa. Vanno per il messaggero. Per adesso Tezca cerca di spostarsi con il blu conquistato alla fine. Non pensavo che il blu non riuscisse a non perdere la pazienza così in là all'interno della giungla. E si combatterà per prima la visione e poi il messaggero. Sì, una situazione sicuramente che adesso sarà molto interessante da parte dei Frosalenti, più che altro riuscire a imbastire fin da subito pressione e controllo. Hai già ottenuto quel primo drago infernale, che è comunque una stack, per quanto singola e sé stante, è qualcosa che ti porta sempre più vicino poi a quel soul point e infine l'anima. Ma detto questo, pressione totale. Una stack infelice perché comunque vediamo che salvo Syndra praticamente nessuno in quella composizione utilizzerà quelle statistiche bonus. Sì, esatto. Per Kalista la di bonus è davvero mediocre come statistica. Si combatte per il messaggero, come anticipavamo. Bello il disperdi il debole, il cataclisma. Ottima su tre il cataclisma, come diciamo, il Ragnarok lo blocca lì sul posto. Questo però concentra i danni unicamente su il povero Jarvan. Danni che però non ci sono anche da parte del proprio stesso team. Infatti qui lo vediamo, Syndra nuovamente attaccata. Potrebbe lanciarsi in avanti con l'ultimo colpo, almeno su Nautilus, la prima uccisione. Poi il secondo, la doppia uccisione con il secondo reset. 3-1-2, Kassadin è operativo, e se avesse avuto anche un pelo più di vita sono sicuro che avrebbe cercato anche Syndra per una quadrupla uccisione. Che coordinazione incredibile da parte di Kassadin con i suoi compagni di squadra per riuscire a trovare una doppia uccisione, danzando accompagnato dal favore delle parche tra la vita e la morte. E trovano anche adesso le placcature col messaggero della landa. Questo è stato incredibile per i Prodigies. Perché adesso Kassadin è online e adesso Kassadin fa davvero paura. Si avvicina al bastone secolare già al decimo minuto. Si avvicina ai gambali di Mercurio che renderanno Syndra molto meno efficace contro di lui. E questo era tutto quello che dovevi evitare. Per come si è girato Kassadin mi ha stupito, perché poteva cercare l'uccisione su Syndra, ma ha deciso di girarsi, uccidere Kalista, bloccare il DPS avversario. È stata un'azione molto determinata, perché se avesse mancato quella ulti avrebbe invece dato la kill a Kalista. Sì, esatto. C'è da dire che comunque sotto Syndra, ormai quasi sotto torre, avrebbe rischiato magari anche solo la sua vita. Alla fine comunque se ne escono fuori con tanto di messaggero, placcature ottenute. Vittoria totale a conti fatti per loro. Peccato perché quel cataclisma con il giusto follow up del team avrebbe inchiodato al suolo, letteralmente, con tanto di tombe, sia Olaf che Kassadin che Maokai. Beh, alla fine si sono mossi bene i Prodigies. L'ingaggio era buono. Non me la sento di condannare il cataclisma in per sé. No, assolutamente, era ottimo. Quello è stato inserito molto bene. Penso che di nuovo la scossa di assestamento dia davvero poco a Jarvan. È una runa troppo sicura. Jarvan ha già strumenti per sopravvivere, specialmente se stai andando tank. Se stai andando. Il punto è che sto guardando dall'altro lato e
a che cosa ti può servire la scossa di assestamento? Quale frangente copre? Si combatterà per il drago, cercano il flank, Error 404, Tezka e Int All Games, un nome e una garanzia, sono già tutti lì. Si rischia grosso, ma da dietro sta arrivando Aatrox, questa è una cosa molto importante. Potrebbero chiudere a tenaglia, ma devono lanciarsi adesso. Distruttore di mondi, il cataclisma breve disponibile, eccolo qui adesso lanciato. I danni si disperdono prima su Brom. D'altro canto però la risposta con lo sforamento energetico arriva. Kassadin on fire, trova uccisione su Tezka, ma questo non basta. Operativo il team dei Frosalenti, trova anche un ottimo potere senza limiti. Poi connessione con un Mokai che si lancia in avanti anche solo per dare tempo allo stesso Ezreal di sopravvivere. E Brom adesso è tornato in vita. Sono riusciti a trovare il fight perfetto e hanno sfruttato correttamente Aatrox, che in questo momento è la gallina dalle uova d'oro per questa composizione dei Frosalenti. Vanno a zonare gli avversari e stavolta riescono ad aspettare di utilizzare uno dei loro tre sfinimenti per bloccare Kassadin in ingresso. Cercare un fight separato per Kassadin va bene, perché comunque dovrei affrontare solo una coppia di incantesimi dell'evocatore alla volta. Qui Ezreal cerca l'ingaggio aggressivo, ma sottovaluta il potere difensivo avversario. C'è Olaf, ok, TP addirittura. Teletrasporto da parte di Mokai, vogliono ringaggiare, ma non ci sono supreme controlli. Disperdi il debole e si disperdono anche l'attenzione del team. Però qui attenzione, Tezka, trovato un semplice silence, nulla di più. Teletrasporto un po' così, un po' fine a se stesso. Beh, era la classica cisata, nessuno si sarebbe aspettato un reingaggio dopo quel drago, anche perché era la cosa peggiore da fare, e loro ci provano lo stesso e cercano di cogliere in castagna gli avversari. Sprecano risorse, purtroppo, ma questo come va a mettere la situazione? Frosalenti si trovano con Aatrox 3-0-4 e con due draghi elementali. La landa sarà della nuvola. In generale già la landa della nuvola di per sé è molto buona come landa per giocare per i Frosalenti, perché sono tutti campioni che vogliono ingaggiare, che vogliono continuare ad avere follow up. È interessante vedere come le tempistiche degli sfinimenti inoltre per i Frosalenti siano sempre alternate, quando c'è metà cooldown di uno è disponibile l'altro e viceversa, in modo da importante. Avere almeno uno sfinimento disponibile per teamfight, poter sfinire Kassadin e poter rendere un assassino molto meno assassinevole, neoconiamo delle terminologie per definire la cosa. Bella ancora. Qui una bellissima ancora. Stand behind me da parte di Brom per fare subito follow up sull'aggressione perpetrata ai danni di Ezreal, quest'ultimo spostamento arcano che comunque non lo salva totalmente da quei possibili rischi. Però sì, mantenere comunque Kassadin al guinzaglio, se così possiamo dire, è la soluzione migliore. E la transizione che Aatrox sta dando al proprio team è fenomenale e ottimale. Il distruttivo adesso utilizzato, l'arrivo anche di Jarvan. Potrebbero cercare addirittura un dive. Frattura glaciale, c'è però un teletrasporto. Jarvan si lancia in avanti. Qui una piccola miscommunication. Kassadin Pro risponde molto bene. Non sa neanche l'utilizzo del flash. Esce fuori. L'arrivo comunque da parte anche di Aatrox. Ne assicura una doppia uccisione. Questo è un Aatrox 5-0-4. Io... wow. Sono senza parole, Aatrox non è più una semplice transizione, è diventato il perno di questo team ora. Assolutamente sì, prima l'abbiamo definito gallina dalle uova d'oro, adesso è una banca deambulante. 5-0-4 con un solo oggetto, e questa è la cosa incredibile. Aatrox, parlavamo del suo spike a due oggetti come punto più forte della partita, questo è un Aatrox che sta demolendo gli avversari con un solo una mannaia oscura dalla sua. Inoltre mannaia oscura che non sta neanche affrontando così tanta armatura, è una mannaia oscura che sta ancora aspettando di prendere la sua massima efficienza monetaria all'interno della partita. E adesso saranno problemi, perché Aatrox ha già l'egida della legione, ha già la prima spada per il martello da guerra di Caulfield. Come possono rispondere a questo punto i Prodigies? Perché con la composizione che hanno devono aspettare di permettere a Kassadin di scalare su quel bastone secolare, devono aspettare di vedere Ezreal con almeno due oggetti prima di potersi imporre, e Brom con la sua convergenza di Zeke a breve riuscirà a fare qualcosa per catalizzare il mid game dei compagni di squadra, ma non sarà abbastanza. Il problema è che quelle 5 uccisioni sono su un Aatrox, che a differenza di un tank che puoi ignorare, volendosi lanciare su tutta la tua composizione, non solo neanche più sulla backline, non è un tank, è un bruiser e quindi non puoi ignorarlo, e pertanto il resto del team dovrà girarsi su di esso, ma questo darà comunque tempo e spazio a una Kalista che per quanto abbia raggiunto, anzi sì, per quanto ha comunque raggiunto una lama della rovina. La stessa cosa vale anche per Samuel Ziza, is here, con questo Ludeneko e primi stile della penetrazione.
è un team fight difficile da gestire. Guarda qui i danni che comunque riesce già a imporre Syndra. È bastato questo e la pressione su questa possibile contesa si disperde. Anche solo la paura di un intervento di Aatrox, per quanto non sia ancora disponibile col teletrasporto, metterà sempre in scacco dei Prodigies che vogliono scalare e devono quindi forfettare la maggior parte degli obiettivi. Aatrox botside con teletrasporto non disponibile, però è una scelta audace, perché significa comunque che tu hai abbastanza fiducia nei tuoi compagni di squadra per minacciare l'obiettivo senza il tuo campione con più risorse. Sam Izier minaccia The Wanna, questo anche è buono da parte sua, perché stai continuando a minacciare Kassadin, perché tu il tuo spike l'hai avuto subito. Kassadin, è vero, ha preso 3 kill a un certo punto della partita, ma le ha utilizzate per un bastone secolare che fino alle prime 5 stack, 3, in realtà no, la quarta stack, non ha neanche un'efficienza monetaria completa. Dall'altro lato invece penetrazione magica prima che Kassadin abbia completato i gambali di Mercurio, eco di Luden prima che Kassadin abbia completato le stack sul bastone, hanno permesso a Syndra di rimontare. Syndra ha messo il NOS alla sua build, Kassadin sta andando per il slow and steady win the race e adesso minacciano il drago che li porterà a Soul Point. Ancora una volta quindi richiamati un po' alla presenza totale. Maokai senza teletrasporto, ancora un po' in ritardo, potrebbe girarsi tranquillamente la composizione fra salenti, subito il Ragnarok, costretto Jarvan a fuggire, riuscirà comunque in qualche modo ad avere vita salva e tanto gli vale poi un bellissimo flash a seguito del cataclisma per portarsi fuori dai guai. E ora Aatrox, il suo intervento come per sempre poco perentorio, e per poco non riusciva a trovare anche una seconda uccisione, poi l'inseguimento, e guardalo, fa da bodyguard, è il signore dei cancelli, è il guardiano dei cancelli, da dove c'è lui non si passa. È il butta fuori in questo momento, sì, dove c'è lui non si passa, e lui sta riuscendo ad essere praticamente ovunque. È anche lodevole da parte di Onerion il riuscire a muoversi in questo modo sulla mappa nonostante l'assenza di teletrasporto, ma qui è più un'azione di team che è un merito suo personale, perché comunque abbiamo visto i Frosalenti prima prendere in 4 controllo del quadrante superiore, portarsi a casa gli obiettivi, la pressione sulle strutture e poi spostare il combattimento sull'unico lato di mappa rimasto con obiettivi in piedi, che era proprio il lato dove Aatrox stava già giocando. Quindi Aatrox sta facendo da sole per questi Frosalenti, stanno orbitando tutti intorno a lui e lui gli sta dando tutto quello che gli serve per continuare a girare. Non solo, è stato anche così gentile e carino da intervenire soltanto nel momento del bisogno e prendersi una piccola uccisione, una sua remunerazione per la sua parcella, dando comunque modo a Syndra comunque adesso di portarsi su un 3-1-5, Kalista di prendere diversi assist, per quanto 2-2-11 su una di carry non sia sempre la visione ottimale che vorresti, ma questa Syndra piano piano sta diventando anch'essa un ottimo catalizzatore di danni da parte del proprio team, quindi già con quella sfera dell'oblio per aumentare ancora una volta penetrazioni e danni aggiuntivi. Adesso rischia il povero Intel Games, ma arriva la cavalleria subito dietro di lui. Immediatamente trovano addirittura la connessione su questo povero Olaf. Potrebbe esserci un ultimo swag follow flag, up. Swag flag. Manca vai, poco. Vai, la no. Suprema di Mokai è richiamata per disperdere tutta quell'attenzione. Bisognava farlo, effettivamente. Sono d'accordo. Andava punito. Anche perché questo dà comunque modo ai Prodigies di ottenere almeno la loro prima torre, certo ben oltre il 14° minuto, ma dà comunque un pochino di pressione in più. Pressione che non aspettano a sfruttare, e questa è la questione. Dal lato dei Frosalenti la pressione ogni volta è incessante. I Prodigies, quei piccoli frangenti che riescono a sfruttare dalla loro, stanno cercando ogni volta di capitalizzarci sopra, ma è una situazione davvero particolare, perché non hanno le risorse per combattere, ma stanno creando dei setup per poter combattere. Paradossalmente, i Prodigies stanno giocando un macro che sta favorendo molto di più gli avversari, perché i Prodigies si muovono sulla mappa come se volessero ingaggiare sugli avversari, l'abbiamo appena visto nel tentativo di ingaggio su Kalista, e ok, Kalista è piena d'assist, l'abbiamo sottolineato prima, non è proprio lo score che volesti su una di carry, ma è vicina all'uragano di Runan e comunque ha una lama del re in rovina. Beh, sono pur sempre 11 assist, che tutto sommato sempre meglio che avere 3 assist come Ezreal, parliamoci chiaro. Sono comunque risorse in più che altrimenti non avresti potuto generare all'interno di un team fight. Quindi ti puoi lamentare fino a un certo punto, ecco. La cosa però importante adesso è quella danza della morte. La cosa importante è il barone, anche perché anche? Se guardiamo sicuramente la composizione dei Prodigies, di fronte al barone Nashor si perde completamente wave clear.
proprio non ne hanno. E questo significa che per i Frosalenti un ingaggio col barone può rappresentare non la chiusura della partita, ma almeno un paio di inibitori, considerando il vantaggio che già hanno dalla loro. Inoltre stanno già minacciando il quadrante inferiore di mappa, con Calista e Nautilus che vanno a piazzare visione in profondità, rimuovono la visione nemica, disseminano lumi di controllo. Manca un minuto e mezzo all'anima della nuvola. Ed è un'anima della nuvola che, beh, nuovamente lo stiamo dicendo, con questo vantaggio adesso i Frosalenti devono soltanto forzare dei team fight che raramente andranno a favore. Qui un'ottima combinazione di semplice abilità e burst per portare a metà vita, esatto, sempre per portare a metà vita Olaf. E per sua fortuna non gli è scattato il Ragnarok barbarico. Il Ragnarok da panico, quello dove... Esatto, il Ragnarok da panico, perché col fatto che comunque fosse vicino anche Kassadin, magari il pensiero di sorvolare, il pensiero di poter aggredire quella Syndra, poteva esserci. Sai cosa? Il punto è che Olaf ha bypassato la gemma da jungler. Solo adesso, al 22esimo minuto, si sta portando verso la gemma del Colosso Cinereo. Questo ha impedito Olaf di essere tankoso. Ha impedito Olaf di moltiplicare gli HP di quella mannaia oscura, quindi comunque non hai avuto neanche un'efficienza così grande da quel singolo oggetto che hai comprato. Quando ti dico che i Prodigies si stanno muovendo e stanno giostrando il loro game come se fossero loro in vantaggio, sono queste le cose alle quali mi riferisco. Andare per mannaia oscura su un Olaf che rimane indietro è un big nope. È proprio... Sì, Dimmi. No, dico, c'è anche da dire che comunque al di là di queste piccole imprecisioni a livello di limitazione, ci sono anche dei level difference non di poco conto. Anche basta guardare, non so, Jarvan e Ezreal 11-9, il fatto che sia a livello 13 Denarion con questo Aatrox, non oso immaginare cosa può fare a una backline come quella lì, ma così come anche il resto del team. Parte infatti il team fight, triple cap su di loro, i danni iniziano ad aggiungersi uno dopo l'altro, un ottimo cataclisma che racchiude i danni proprio su questo Aatrox, ancora piena vitalità, e per quanto siano cadute ormai due persone, ormai nelle mani di Aatrox il futuro dei propri nemici. Si lancia in avanti ancora una volta, ne forza il flash, il dio solo dei mondi pro è ancora attivo, l'ultimo d'attacco, Carneficina! Questa mi è piaciuta tantissimo come azione. I Frosalenti avevano di fronte a loro uno degli obiettivi più importanti della partita, il drago dell'anima. Se ne infischiano completamente, vanno a inseguire gli avversari con gli occhi iniettati di sangue. Volevano questa carneficina ad ogni costo. E prendono questo adesso anche il drago. Questo Aatrox è 9-0-6. E vorrei citare un famoso poeta contemporaneo: mio padre non fa il butta fuori, ma ti pesta fuori. Ed è quello che è successo ai poveri Prodigies fuori dalla tana del drago. Poveri Prodigies, non solo come definizione goliardica, ma anche come constatazione analitica sul loro stato di partita, perché al momento sono particolarmente impoveriti sui loro carry. Vediamo il tabellone e il gold deficit è di quasi 8000 unità. Siamo al 24esimo minuto, siamo già siamo già ad anima della nuvola conquistata da parte dei Frosalenti. Aatrox 906. Kassadin, è vero, a un certo punto diventerà quell'unità assoluta, ma rischi di essere ben oltre la recuperabilità della partita. Stai giocando verso un late game che purtroppo non saprà da fare. La più grande preoccupazione più che altro adesso... Allora, è una partita che vede ormai quasi 10.000 gold di vantaggio per i Frosalenti sui Prodigies a livello di gold lead. La cosa che più mi spaventa, o non vorrei tornare ancora a citare Aatrox, ma è il fatto che Aatrox sta per andare a chiudere una corazza spirituale. Sì, nel momento in cui ti rendi conto che da qui in poi l'unica minaccia della partita può venire da quel Kassadin e dalla sua capacità di one shot, vuoi assicurarti che tra la resistenza magica data dalla danza della morte, dei gambali di Mercurio e della corazza spirituale, tu possa continuare ad inseguire all'infinito gli avversari. Sneaky Baron intanto. Qui però i Prodigies provano il colpo gobbo, del trasporto non disponibile per Aatrox, qui ancora una volta... forse un eccesso di fiducia del team avversario, come del proprio team nei propri confronti. Comunque qui i danni iniziano a raggiungere, poco serve la suprema di Brom come quella di Maokai, i danni da parte di Kalista con lo strappo iniziano ad aggiungersi uno dopo l'altro, triplo uccisione per lui, potrebbe essere la quadra, ma Tezcola dice di no, lasciando adesso solo a Maokai il compito di difendere l'orgoglio di questi Prodigies. E poi con una seconda uccisione anche per lo stesso Tezcola, poco da fare per loro, grazie mille per il pull, un'altra carneficina, barone e addirittura torre inferiore più quello che sarà un inibitore. Facile.
E non penso che ci sia niente che possa urlare game over più violentemente di vedere un team vincere un team fight 4 contro 5 senza il loro membro con più risorse all'appello. Già. Aatrox era da tutt'altra parte. Aatrox si sta prendendo un inibitore e sta combattendo da solo contro Brom, che niente può fare per contestarlo. Distruttore di mondi se ne va, alla fine rinuncia alla struttura, vuole vita salva, non vuole dare quell'enorme shutdown agli avversari. È il KDA, 9-0, fa sempre piacere vedere quelle 0 uccisi, quelle 0 morti. Assolutamente sì, sono d'accordo con lui. Più che altro, te lo meriti, cioè meriti di rimanere a 0, nel senso... Non c'è. Più che altro parlavo anche della corazza spirituale, perché purtroppo recentemente ho avuto questo incubo di avere un Aatrox con più di 10 uccisioni dalla parte del mio team avversario. E la cosa brutta di un Aatrox con la corazza spirituale e una danza della morte è che l'unico modo per ucciderlo è creare un assembramento, anche se è vietato, vi ricordo attualmente, ma creare un assembramento attorno a lui. Il problema è che lui, con quei refull che ha, grazie anche alla corazza spirituale, è immortale. Più sono, più si refulla. Ma se non sei in più di uno o due, tu non lo ammazzi. Ed è un loop infinito tipo Izanami, da cui non esci fuori finché o te ne vai o lui ti uccide. In questo caso penso che le opzioni non siano due. Non penso tu possa scappare da quell'Aatrox al momento. Sì, tra il distruttore dei mondi, tra comunque tutto il follow up che il suo team è in grado di creare. Basti pensare alla chiamata del fato di Kalista che ti lancia in faccia un Nautilus, che tra l'altro è stato anche di recente annunciato su Runeterra come futuro campione di Bilgewater. È bellissimo. Diventa gigantesco e rende molto l'idea del Nautilus di questa partita. Un Nautilus gigantesco che all'improvviso ti compare in faccia e non puoi fare nulla. Sì, anche se in questo frangente quasi quasi lanciare un Aatrox in faccia, per quanto in realtà questo Aatrox è già sulla backline avversaria, quindi non ha bisogno di essere lanciato. Beh, anche perché adesso non però... puoi lanciarlo, quindi voglio dire, purtroppo beh, sì, è vero, devi non scegliere essendo il tuo legato a lui, di patto a inizio partita. Beh, quello sì, avendo la sfera dell'ubiquità magari avrei dovuto scegliere un Aatrox, però sì, ovviamente non è possibile farlo. Però adesso, semplice rotazione adesso, c'è poco da fantasticare, è una fine che sembra essere scritta, come da romanzo. Sempre chiusura 4-1 con Aatrox contro Mokai. Sì, sì, possono farlo. Questo è comodo per loro perché comunque possono spostarsi di nuovo sul 4-1. La corsia inferiore è scoperta, Aatrox ha accesso gratuito all'inibitore. E la cosa buona che i Frosanenti hanno fatto qui è stato creare uno slow push sulla corsia centrale mentre creano un 4-1 offensivo sulle due sidelane. Perché adesso Aatrox flanca e farà male. Aatrox viene arrestato, ma eccoli qui che iniziano le sue rigenerazioni, ancora full vita, il cataclisma ottimale per lui, che va a racchiudere uno dopo l'altro i diversi lock up, i diversi danni, doppia uccisione dagli strappi di Kalista, l'ancora ottimale che va a bloccare anche quel fitto flash per salvaguardare uno o l'altro, alla fine cadrà Kalista, ma poco importa, con una quasi carneficina, solo il povero Kassadin a rimanere lì, vivo e vegeto come spettatore, catene infernali, si lancia in avanti, vogliono ancora la testa, vogliono quell'ultima carneficina, la terza di questa partita, ma alla fine c'è poco da fare. Kassadin giocherà con la fonte della salute, ultimo spettatore vorrebbe la uccisione sullo stesso Aatrox, ma ormai poco da fare, carneficina e adesso il Nexus. Chiusa e anche in maniera semplice da parte dei Frosalenti. Questa prima partita sembra aver soddisfatto ampiamente il nostro desiderio di sangue, ma non sembra voler soddisfare il nostro desiderio di una serie prolungata, perché al momento i Frosalenti hanno completamente smantellato gli avversari. Questa è stata un'affermazione di dominazione molto grossa da parte potere. Loro. Potere. Sì. Perché sono riusciti a capitalizzare su tutto. Sono riusciti a capitalizzare sulle loro winning lane, hanno draftato tre lane prioritarie e dall'altro lato si sono un po' persi su Olaf. Non sono riusciti a dargli un significato nelle fasi iniziali e nonostante Kassadin avesse preso delle kill dalla propria e potesse bypassare quella fase debole di partita per diventare Kassadin senza i downside di Kassadin, non ci hanno giocato correttamente intorno. Inoltre, a un certo punto la partita è collassata per i Prodigy. Sì. Non avevano più nessuno spazio di mappa dove giocare. E presa anche l'anima della nuvola, Aatrox, distruttore di mondi, anima della nuvola, due draghi della nuvola dalla sua, poteva giocare da solo. Quello era un Aatrox che poteva giocare da solo la partita volendo. E anche quando non c'era, gli altri vincevano 4-5. Esatto, questa è stata la flexata più grande, l'imposizione di potere più grande è stata proprio quello, il fatto che lui stesse... Stai utilizzando il tuo più forte membro, fidato da far schifo, termine molto tecnico, in corsa inferiore per split pushare e intanto vinci comunque i fight 4-5 in top.
quella è la, penso, la dominazione più, la, l'affermazione di potere, sì, per eccellenza. Detto questo, però, porta quindi Frosalenti sul match point. Per i Prodigies non sarà facile, ma c'è ancora speranza con questa prossima partita. Ma noi, come sempre, una piccolissima pausa e torniamo qui su PG Esports. A tra poco.